Come va? Io sono senza voce e sono sola, abbandonata. Sono molto triste. Allora, vi dico le cose che sono arrivate oggi. Sento una presenza dietro di me. Sento una presenza. Siamo in due adesso a raffreddarti. Allora, comunque, ciao a tutti. Sono arrivate un po' di cose, non tantissimo questa settimana, anche perché Panini e Star non ha fatto praticamente uscire nulla. Quindi c'è un po' di cosine, ma non tantissimo. Partiamo comunque dalle news, così perlomeno ci portiamo avanti. Allora, esce Il buio oltre la finestra triangolare numero 7. Cosmetic Playlover 3. Orange 7. Io ho paura. Change World 2. Ci sono voci dall'oltretomba che dicono cose. Dance Dance Dancer 7. Mission Yozakura Family numero 8. E qua i quattro fratelli Yuzuki numero 3. Rent a Girlfriend 11. Ragazzi, questa è una vita. È una vita che non esce. È il numero 2 di Ace of Heart. Una vita che non esce. Cioè, è uscito l'uno, poi è sparito nel nulla. Tipo Vero, concordo. dileguato per sempre. Kemono Jin 13. Questo qua mi era piaciuto in realtà, però poi non sono più andata avanti. L'ho abbandonato lì da solo, poverino. Ma in realtà mi sa che le novità sono finite. Sono scioccata. Non c'era niente, ragazzi, non c'era niente di novità. Però c'è la ristampa qui, Ah, vabbè, sì. C'è una ristampa molto, muy importante. E parliamo di Uzumaki volume 1 e Uzumaki volume 2 di Raggiungi, il signor Raggiungi. Qui c'è ancora Romanzi di Star Wars, Orizzonte di Mezzanotte, Shonen Chao 8. Allora, Arretratozzi, Dragon Ball Ultimate Edition numero 1, un tot di Demon Slayer dei Naruti, In the Clear Moonlit Dusk, degli Akame ga Kill che rientrano, Slam Dunk 314, Mars numero 3, Pochikuro numero 3, figurati se mi piaci, Citrus il 10 finalmente, dovrebbe essere l'ultimo rientro, Vita da Slime 1, The Case Study of Vanitas 7, Black Clover 6, Ice Shield 7 che è rientrato, finito malissimo, Prison School 1, 2, 3. Rientrano le short stories 17-21, dei numeri di Jonas, dei Berserk, numeri a caso ragazzi, è il 26, è tornato, Ichite Killer 1 e 3, 18-19-20 di Fire Force, anche questo da un po' che mancava, rientra tutto Innocent Rouge, Birth of Revile 1 e 2, Seven Deadly Sins 2, Four Nights of Apocalypse 2, tutto 2. Degli IQ, Last Game 7, che forse è una novità però, e Sign of Affection 2-3, Matsunaga-san 3-4-7, Tsubakicho 3, poi abbiamo una pila che arriva fino a qui di Fullmetal Alchemist, dei Made in Abyss che rientrano, Monster Deluxe numero 1, Assassin's Creed Dynasty 2-3, Rocky Joe 10, ragazzi hanno già annunciato che è ristampa, sono ristampa gli ultimi tre numeri. Così finalmente di nuovo completa, che era da una vita che non era completa di nuovo anche lei. Una pigna di One Punch, l'Immortale 1, dei Nupezzo, New Edition, un tot di Death Note, Killer Inside 3, Girl from the Other Side, dei My Hero Academia, Hunter x Hunter 30, non so se avete capito, non so se... Quintessential Quintuplet 2, Rent a Girlfriend, sono 893. Uchō Kyōdai 2021, dei Tokyo Revengers, Overlord, Mermaid Saga, qui c'è un Fullmetal che mi sta abbandonando a se stesso, poverino. Ultima pignetta di arretrati abbiamo Dragon Ball Super 1 e 2, il 2 finalmente ritorna dopo un tot che non c'era, così come la saga del giovane Goku numero 1. I numeri che ci mancavano dell'Evergreen, così si ricoprirà tutta la bellissima scritta Dragon Bullo. Ariadne in the Blue Sky numero 1, ragazzi, escono 2000 versioni. Ci sono, c'è la versione da collezione del 15, la versione con la card, la versione dell'1 variant, poi
poi c'è il box, il boxettino con dentro i primi 3-4 numeri, cioè stanno facendoci un sacco di cose, tutto perché c'è l'autore. Ah, Luca, dici mica poco. Sailor Moon 7-8 e un tot di Jujutsu Kaisen. Poi ci sono gli americanozzi. Allora, c'è un Dylan Dog 433 che era già arrivato venerdì ma non l'avete visto, quindi ve l'ho fatto vedere. Dei Batman Catwoman arretrati. Leggete Batman Catwoman, è bellissimo. Questo ci si è infilato da solo, eh. Le ricette pirateschi di Sanji. Flash 29. Lanterna Verde 29. Rientra Spider-Man, Amazing Spider-Man numero 2. Zombicide, il 4, l'ultimo volume, anche questo era già arrivato ma non l'avevate visto. Continuano le ristampe di Elfi, questo è il numero 6. Adesso mi manca solamente un numero. E poi ci sono delle news, delle newsissime, molto importanti, a partire da No Sleep Till Shengan di Zero Calcare, nuovo, questo so già che lo vorrete tantissimo. Il ritorno di Zero Calcare Medio Oriente nell'enclave irachena degli Yazidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'ISIS e minacciato per la propria aspirazione al confederalismo democratico. Vabbè, Zero Calcare è sempre una garanzia, ragazzi, quindi. Poi arriva The Silver Coin, la moneta d'argento, giusto perché deve uscire quello nuovo. Arriva Avatar, il destino di Tsutei. Allora, secondo me qui dietro ha un problema agli occhi, però non diciamolo. Poi ultimo ma non ultimo, super morbidissimo, abbiamo il secondo volume di Magic. I Planeswalker si uniscono per salvare l'universo. Va bene, direi di passare ai gadget. Tra l'altro ci è arrivato adesso, dopo che il volume è uscito, lo stendino di Ronka Monohashi. Ragazzi, molto molto carino. Molto carino. Sono... Allora, lui è un investigatore che ha un problema. Un problema serio, in realtà. Per cui lui risolve tutti i casi che incontra, perché il suo scopo è quello di risolvere tutti i casi del mondo, solo che succedono cose quando li ha risolti. Infatti lui ha tutti i casi risolti ma nessun colpevole arrestato, perché succedono cose che non vi spoilererò. L'ho letto, è molto carino. Praticamente lui viene un giovane detective della squadra investigativa che però non ha capacità, viene spedito da lui per farsi dare una mano. Tratta appunto la loro storia di risoluzione di casi, quindi sono, almeno nel primo volume, sono un tot di casi che vengono risolti insieme da loro due, perché lui deve avere una marionetta di facciata che faccia il lavoro per lui, perché non può farlo lui, ma non vi dico altro. Comunque è arrivato questo, cosa bellissima. La tazzotta di My Hero Academia, molto carina, giallissima e bluissima. Una bellissima tazza di Vita da Slime con tutti gli slime cicciottini carini. Gigantomachia, il gigantozzo gigante. Ragazzi, questo è sempre bellissimo. Thor con le sue capre sulla nave. Dicevamo con i clienti che avrebbero dovuto fare un tastino per cui si illuminava il Bifrost sotto e le capre dovevano urlare fortissimo. A quel punto avrebbero venduto copie così come se piovesse. Una statua di Koro Sensei, bellissima, sempre bellissima. Due statue di Bakugo, uguali intendo, due così. Un posterozzo di My Hero Academia. Piccolo. Zenitsu, molto carino. La stessa serie, abbiamo un carinissimo Inosuke. Tot di Pop. Abbiamo un piccolissimo portachiavi di Peter Pan, è molto carino. Arriva Sally, versione tipo Black Light, anche se non è Black Light. Rientra Charizard, ragazzi, è bellissimo Charizard. Carrie, lo sguardo di Satana. Rientra Lumin di Genshin Impact. Magneto, bellissimo. Chucky. Sì, è un periodo Halloween, devono rientrare cose così, ragazzi. Tipo ad esempio Flynn. Flynn è molto carino, che si lamenta del suo naso sui poster della cattura, del Wanted. Malocchio Moody, una bellissima Jean Grey arrabbiatissima. E poi ultimo pop, ragazzi, ma è bellissimo. È il poppozzo di Tiamat. Il poppozzo di Tiamat che tra l'altro ha il dado ufficiale di D&D, non so se si vede, ma lì dietro c'è il dado ufficiale di D&D ed è bellissimo. È una roba bellissima.
Time, allora, mi sembra di avervi detto tutto, anche perché, come dicevo prima, non è arrivato granché, essendo che due editori praticamente non ha fatto uscire nulla, era molto easy oggi. Vado a sistemare le vostre caselle, vado a preparare gli ordini che devono partire e poi ci rivediamo settimana prossima sicuramente per i nuovi arrivi. E tra l'altro settimana prossima sarò io la Martina non ci sarò, fine settimana al Como Fan. Ciao belli, alla prossima.